weekend lungo di emozioni, quello vissuto a Bari in occasione del secondo appuntamento del 2022 di ASI Circuito Tricolore. Lungo perché da venerdì 22 a lunedì 25 aprile il capoluogo pugliese ha sentito rombare i motori di tantissime vetture storiche da competizione, impegnate in una rievocazione che da diversi anni ormai attrae l'interesse e la partecipazione di un'intera città. Vediamo insieme com'è andata. Siamo a Bari per il secondo appuntamento del circuito tricolore dell'ASI. Con questa settima edizione il circuito di Bari si presenta sempre preparato e in maniera, devo dire, sempre molto professionale. L'anno scorso purtroppo la manifestazione era stata sacrificata a causa del Covid, quest'anno c'è un grande senso di rivalsa e la voglia di fare veramente un grande spettacolo e ci sono tutte le premesse affinché questo avvenga. È una giornata di festa con le auto d'epoca che aprono il maggio barese, ma sono qui all'interno dell'Expo Levante e poi attraverseranno lo stadio San Nicola per la promozione del Bari e poi ritorneranno sul circuito attorno alla città vecchia. È un modo per stare insieme, tornare alla quotidianità, divertirci, far avvicinare tanti appassionati e far conoscere anche la nostra città a tante persone che vengono da lontano. Nel passato, su un circuito diverso che partiva proprio da qui, dalla fiera, attraversava tutto il lungomare e poi faceva via Napoli, rappresenta un pezzo della storia, dell'identità della città di Bari, quindi ci fa piacere rievocarlo anche se in un percorso diverso, ovviamente non ha una validità come gran premio dal punto di vista sportivo. È bello però far rivedere le automobili che in quel periodo circolavano magari anche sul gran premio di Bari, lo facciamo nella zona più centrale della città, nel centro storico, tenendo insieme il divertimento e la voglia di fare comunità dei baresi con i turisti che arrivano da più parti del mondo, per fortuna. Secondo appuntamento di ASI Circuito Tricolore. Siamo a Bari, si è appena concluso il Gran Premio di Bari e devo dire che abbiamo centrato gli obiettivi di questo programma di comunicazione che è il circuito tricolore. Girare l'Italia, far vedere le bellezze dei luoghi, in questo caso un lungomare straordinario, tantissima gente, appassionati, persone normali che per la prima volta hanno visto delle auto d'epoca sfilare. Circuito tricolore, la promozione del turismo, della cultura, la promozione dell'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Il Gran Premio di Bari veramente magnifico, era un'edizione questa attesa anche perché la pandemia l'aveva bloccata e siamo riusciti a mettere in piedi, grazie all'attività dell'Orca Club di Bari, una fantastica manifestazione che vede coinvolte in maniera molto significativa sia le istituzioni locali ma sia la cittadinanza. C'è una partecipazione che veramente impressiona, fa capire quanto il motorismo storico fa parte del nostro DNA, fa parte delle nostre radici, quanto attrae. Siamo riusciti a concludere questa settima rievocazione storica del Gran Premio di Bari con una gioia nel cuore incredibile. Portare a termine un evento con 12 eventi collaterali e arrivare alla fine con un record di 57 equipaggi, che è stata la prima volta che si è raggiunta all'interno della settima rievocazione, per noi è una gioia incredibile. Ce l'abbiamo messa tutta, veniamo da un anno di pandemia, sapete che noi facciamo il Gran Premio di Bari ogni due anni e ufficialmente doveva essere fatto nel 2021. L'abbiamo rinviato, siamo riusciti a farlo, praticamente ne abbiamo organizzati due, perché l'abbiamo organizzato nel 2021, poi siamo stati bloccati e adesso ne abbiamo fatto nel 2022. Volevamo fare, scusate il termine, il botto,
Volevamo fare quello che in gergo si dice dare il massimo. A nome mio e di tutto il consiglio della Old Cars Club penso di esserci riuscito, penso di essere riuscito a coinvolgere tantissime persone da un punto di vista istituzionale e anche da un punto di vista nostro di ASI, perché abbiamo avuto l'onore di avere tantissimi consiglieri federali qui che hanno visto questa manifestazione che fa parte del circuito tricolore. Quindi alla prossima rievocazione del Gran Premio di Bari. Dal 28 aprile al 1 maggio il Lingotto Fiere di Torino è tornato protagonista del mondo classic con una nuova edizione di Auto Moto Retro, quest'anno traslata in primavera rispetto alla solita collocazione di fine gennaio. Un appuntamento irrinunciabile per l'ASI, essendo quello torinese il salone di casa. Vediamo com'è andata tra storie di corse di motori, ospiti e tanta, tanta passione. Dallo scorso novembre siamo stati inseriti nell'articolo 60 del codice della strada. Dopo tanti anni che aspettavamo questo riconoscimento, un grande risultato per il nostro settore. Adesso piano piano inizieremo con la certificazione, quindi anche per noi inizia una nuova vita, perché adesso possiamo assicurare e certificare anche i mezzi agricoli. Allo stand ASI quest'anno abbiamo predisposto degli incontri importanti con personaggi politici del Piemonte che hanno presentato la legge regionale che prevede la circolazione dei veicoli storici. Voi sapete che purtroppo ancora oggi ci sono dei dubbi sulla possibilità che i veicoli storici possano circolare a causa di rischi di inquinamento e rischi presunti di inquinamento che si sono dimostrati sempre meno reali. Oggi la presenza di un assessore, Marnati, e del consigliere Mosca hanno evidenziato come questa legge regionale consenta la circolazione dei veicoli anche a seguito di quella che è stata la dichiarazione del Presidente della Repubblica, che evidenzia come i veicoli storici sono patrimonio culturale del nostro paese e che vanno assolutamente protetti e tutelati. Non possono essere lasciati fermi all'interno dei box, devono poter circolare, anche perché potendo circolare, come definisce ancora questo decreto del Presidente della Repubblica, riescono ad essere manutenuti nel modo corretto, tali da poter diventare meno pericolosi ai fini della circolazione. A luce di questo, voi sapete che ASI ha in corso una ricerca a un istituto superiore di sanità per dimostrare come l'inquinamento dei veicoli storici sia realmente minimale e non interessante, non importante ai fini del mantenimento dell'ecosistema, quale invece viene paventato da altre fonti. Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in Piemonte grazie alla vostra sensibilità, prima di tutto, alle vostre sollecitazioni, alla sensibilità dell'assessore Marnati e quindi poi di tutto il Consiglio regionale. Siamo i primi in Italia ad aver fatto una legge che mette in salvaguardia i veicoli oltre i 40 anni ed in qualche modo mette in salvaguardia, in maniera minore ovviamente, però è pur sempre un passo avanti, anche i veicoli dai 20 ai 39 anni. Quindi una grande soddisfazione. L'augurio è che le altre regioni possano ispirarsi alla nostra norma e permettere quindi a questo fantastico mondo, un mondo fatto soprattutto di passione, che però si trasforma poi anche in storia e in cultura dei vari territori e delle varie regioni, di seguire il nostro esempio e di dare una mano quindi a tutti i collezionisti e gli appassionati, i gentleman driver, li definiamo così, che vogliono far circolare, vogliono far ammirare e vedere i propri mezzi a tutti i cittadini. La città di Torino in particolare, ma tutta la regione Piemonte è indissolubilmente legata al mondo del motorismo, quindi oggi avere una manifestazione come Auto Moto Retro che riparte dopo la pandemia è secondo me un segnale positivo, un segnale che tutti
tutti. Dobbiamo cogliere con grande sensibilità e con grande voglia di rimetterci in gioco e di ripartire. Io credo che ci sia uno spazio per continuare a far sì che il Piemonte sia protagonista dell'automotive anche in futuro. Abbiamo scritto la storia, guardando alla storia dobbiamo essere pronti a scrivere il futuro e quindi a nostra volta nuove pagine di storia. Mi sembra una sfida veramente importante rispetto alla quale tutti noi dobbiamo assumerci un pochino di responsabilità per portarla avanti nel modo migliore. Con questa legge noi abbiamo veramente decretato la valorizzazione dell'auto storica, la cosa più importante, e abbiamo anche scardinato un preconcetto che quello che le automobili storiche fossero delle auto vecchie. Questo ci dava fastidio soprattutto nella città dell'automobile come Torino, nella regione che è sempre stata riconosciuta come una regione all'avanguardia, e questo ci ha portato finalmente, da quel che sentiamo, ad approvare questa legge e avere un riconoscimento importante, perché col certificato di rilevanza storica finalmente abbiamo delle macchine che hanno un valore. Io l'ho definito i musei viaggianti, perché dietro un'auto non è che solo bella perché è il design, ma c'è una storia, è la storia industriale della nostra regione. Quindi era molto importante, mi sembra che ci siano i numeri, siano in crescita, e magari riusciremo anche a dimostrare con questo studio, con questi dati, qual è la valenza del settore automobilistico regionale, e anche qua superare alcuni preconcetti che l'automobile a prescindere possa solo inquinare. Le cose sono molto più complesse, ci stiamo lavorando, dobbiamo trovare una soluzione per tutelare la qualità dell'aria ma sostenere un comparto che è importantissimo e molto vivo, lo vediamo con questo tipo di manifestazione. Siamo favorevolmente sorpresi di questa affluenza ad Automotore Tro in un momento anche inconsueto per la tradizione di questa fiera, e questo ci allieta molto, perché in generale c'era una preoccupazione che potesse esordire quest'anno Automotore Tro sottotono. Invece ho visto una bellissima presenza sia di pubblico che anche di espositori, e questo è un bel segnale che si coniuga perfettamente con l'inizio del nostro calendario ASI, in particolare con ASI Circuito Tricolore. Abbiamo già avuto Valli e Nebbie a Ferrara e ha proseguito tutto con il Gran Premio di Bari, una manifestazione molto imponente e coinvolgente appunto la settimana scorsa. Adesso ci avviciniamo gradualmente all'altro appuntamento, che sarà il Giro di Sicilia, e a seguire avremo Gentleman Sardi e poi la Coppa della Perugina, che riguarda anche il sottoscritto. Bisogna ringraziare gli organizzatori della fiera, perché hanno dovuto riprogrammare due volte, diciamo, questo evento, questo importante evento, ci hanno creduto fin dall'inizio, e oggi siamo qua anche noi con uno stand molto importante, anche con vetture importanti, in particolare la Lancia 037 che ha fatto l'East African Safari, un'auto bellissima che ha avuto una vita breve perché comunque si è scontrata in un momento storico in cui dominavano le Audi, però avere una Lancia Martini con i colori Martini, con questo assetto particolare, East African Safari, per me è una grande soddisfazione, essendo un grande appassionato di rally. Voglio ricordare che ASI tratta tutti i mezzi, non solo auto e moto. Abbiamo qui oggi la fortuna di avere uno splendido esemplare di un trattore Fiat 25R perfettamente restaurato. Infatti prima parlavo col proprietario, dico, è come se fosse uscito ieri dalla casa di produzione. Noi trattiamo tutto quello che viene mosso da un propulsore, quindi tutti i collezionisti, tutti quelli che hanno una passione per qualsiasi mezzo possono iscriversi all'ASI e quindi ai club sul territorio italiano e avere tutte le informazioni per il restauro e un'assistenza per tutta la conservazione e consigli, ecco, perché vi ricordo che l'ASI è l'unica associazione in Italia che ha competenza in tutta la fascia del motorismo storico, quindi non esiste altro, la competenza è in ASI, quindi invito tutti quelli che hanno bisogno di consigli a rivolgersi in ASI, ovvero ai club sul territorio, che sicuramente saranno in grado di aiutarli per un restauro a regola d'arte. Nasce una nuova collaborazione tra ASI e FIDAS importante. L'auspicio ovviamente che di FIDAS nazionale è quella che possa concretizzarsi in una promozione del dono del sangue tra gli associati di ASI, perché la donazione del sangue è un elemento molto importante per la sanità pubblica e per i pazienti.
elemento che non è lontano dai valori fondanti di ASI, che non solo si occupa di tutelare la tradizione motoristica italiana storica, ma anche al suo interno una componente ASI solidale diretta alle esigenze sociali del paese. E la donazione del sangue rientra proprio tra queste. Noi ci auguriamo che nelle manifestazioni promosse da ASI possa farsi anche la voce relativa a FIDAS, a donazione del sangue, alle esigenze della sanità pubblica e di quelle che sono le esigenze dei pazienti, che sono ovviamente gli ultimi utilizzatori del gesto nobile che è il gesto della donazione del sangue, che avviene in Italia in maniera volontaria, gratuita, anonima e responsabile. C'è un riscontro che non solo lo vediamo oggi con il pubblico arrivato, che è sicuramente numeroso e, diciamo la verità, non eravamo più abituati a kermesse di questo tipo qua. È una situazione analoga che io vedo affrontando le sessioni di verifica che, viva Dio, sono riprese in maniera molto più tranquilla e molto più lineare in base ad un calendario che avevamo già stilato. Noi sostanzialmente arriviamo da 2 anni veramente difficili e questo lo sappiamo tutti perché tutti lo abbiamo vissuto. Quest'anno invece si è ripreso già da gennaio con le sessioni a fare questo il nostro lavoro e devo dire che comunque, nonostante, e come dicevo prima, c'è un calendario regolare dove ogni weekend, sappiamo che in Italia ci sono almeno 2 sedute che ASI propone ai soci, ai tesserati, e quest'anno è ripreso comunque in maniera sicuramente attiva. Tanto è vero che dobbiamo registrare un aumento dei numeri delle vetture presenti in sessione. Questo naturalmente ci dà enorme soddisfazione perché comunque, nonostante il letargo, la passione abbiamo capito che non si spegne mai. Con l'entusiasmo che voi avete chiesto e io vi ho restituito, un entusiasmo in funzione del centenario della nascita di mio padre e dall'esame dell'archivio che io vi ho proposto e che sembrava essere il progetto giusto per diffondere l'opera che mio padre ha fatto in tanti anni di lavoro. Io ringrazio moltissimo ASI, Dutto Scuro e tutti quanti della proposta che hanno fatto, e io ho accettato molto favorevolmente questo progetto perché contribuisce ovviamente a diffondere quella cultura che si è instaurata dal lavoro che mio padre fece per moltissimi anni negli anni 50, 60, 70. Una macchina che mi ha fatto particolarmente impressione è la X19, che quest'anno hanno compiuto 50 anni. Allora stiamo già progettando un 50° anniversario versione dell'X9 per il futuro, quindi sono interessato a vedere se possiamo portare avanti un X9 nel futuro, far rinascere questa grandissima vettura. Un momento importante che abbiamo vissuto qua allo stand è stato quello in cui abbiamo discusso con l'assessore Marnatti, assessore all'ambiente della Regione Piemonte, e col consigliere Mosca, in cui abbiamo discusso e ragionato insieme sui temi della circolazione in Piemonte. La Regione Piemonte ha fatto una legge che tutelava la circolazione dei veicoli storici, questo è stato molto importante, veicoli che circolano in Piemonte a seconda dell'età, e da questi dati anche si è evinto che i veicoli storici che in Piemonte circolano sono una quantità veramente modestissima e quindi il fenomeno è assolutamente sotto controllo, anche alla luce di quello che è stato il pronunciamento del Consiglio di Stato e del successivo decreto del Presidente della Repubblica, che hanno sancito che i veicoli storici certificati ai fini della circolazione non possono essere equiparati ai veicoli vecchi. Sono contento che ci sia un grande dinamismo nell'ambito dei giovani che si avvicinano all'ASI, con una passione per noi quasi inaspettata, una giovane capo di una serie di iniziative culturali anche che riguardano i giovani, quindi questo è veramente importante. Un settore molto importante, magari di nicchia, però che coinvolge molti giovani, è quello del kart, che stiamo rilanciando anch'esso come settore e che attualmente prevede come manifestazioni legate all'ASI ben 6 manifestazioni durante l'anno. Tra pochi giorni, nella seconda metà di maggio, avremo l'ASI Go Kart Show,
a Jesolo, la famosa Coppa dei Campioni che verrà rivissuta, ed è sempre stato un evento che ha dato grande soddisfazione. Io stesso un anno sono andato a prendervi parte, ho girato con un kart, io a suo tempo avevo un Cali Kart 125, e veramente anche quello è un mondo di entusiasmo e di passione a cui ci fa veramente piacere ridare vita.